Salve dalle macchie, la situazione dell'acqua è sempre più drammatica. Quasi sicuramente non riusciremo a terminare la stagione quest'anno, salvo miracoli. Comunque ancora un tentativo, si cerca di andare a trovare qualche soluzione alla parte alta, recuperando quel poco che ci è rimasto. Io con questa, vedete, con questa vasca riesco più o meno al momento che ho. In passato venivo pure un po' criticato, cioè, che la fai a fare. Era già presente, poi l'ho messa a posto meglio. E adesso mi trovo a avere questa possibilità, vedete. Io con la stessa pompa, vedete, metto il tubo direttamente. Se evitiamo troppa perdita. Nella parte bassa invece la facciamo scorrere normalmente. Con questa vasca riesco quasi a abbeverare tutto e ne rimane ancora un 30%. Vuol dire che almeno da questa parte, in parte, abbiamo risolto i problemi. D'altronde una goccia che se ne preleva in 24 ore, non è quella la parte che si perde, se ne perde in altri punti che sono veramente molto molto più danneggiati. Ci vuole un telone lungo nella parte subito dopo questa terra, perché c'è praticamente un colabrodo di buchi. In quanto questo solco è stato fatto fresco, quindi troppo drenante, andava di fatto col cemento o perlomeno provvisoriamente con un telo. Bisognerebbe fare così. Per tante persone è l'unica strada secondo me per il futuro, perché altrimenti senza avere qualcosa che si riempie non possiamo fare nulla. Invece con questo sistema o che piove o che possiamo prelevare dalla parte più alta con un altro tubo, magari ci possiamo anche mettere d'accordo, possiamo in qualche modo arginare il problema, altrimenti soluzioni ce ne sono poche. La gente anche molto giù si lamentano, ma la tratta è lunghissima, poi perde di qua, perde di là. Quando l'acqua c'è stata il problema non si presentava perché arrivava comunque. Adesso basta una goccia che manca. Vedete come scende? Adesso io qua ovviamente per quest'anno non ho messo i tubi, poi si potrà fare un lavoro migliore portando l'assettore fino a giù, perché sicuramente è l'unica strada che abbiamo secondo me, visto che l'andamento è siccitoso già da diversi anni. E sta peggiorando sempre di più. Io non sto venendo tutti i giorni perché tanto ho messo i disinfettanti, tutto lì, tanto non puoi abbeverare, che vai a fare tutti i giorni. Sto facendo altri lavori di manutenzione sia delle macchine sia per il mio canale YouTube. Ovviamente sono anche io a casa da solo, devo anche cucinare, stirare, lavare, quindi a tutti gli effetti sono anche un casalingo, al momento è così. Le olive, meno male, si mantengono bene. Non sono malate, non sono tantissime, ma quelle che ci sono rimaste sono, diciamo, buone. Queste sicuramente serviranno per le conserve, perché non vedo olive per fare olio quest'anno. Beh, vi saluto, io adesso vado avanti piano piano nella parte bassa. Scendiamo, vedi? Che poi questo solco è abbastanza cementoso, vedete? Non è come una sabbia che si perde. Questo è già di suo, già vedete, come se fosse un cemento. Esattamente che è duro, quindi non è che adesso l'acqua se ne perde giù, si perde quasi nulla, non è un problema. Esattamente che è duro questo qua, che l'acqua è praticamente arriva fino a giù. Ci te raccogli un po' di fiori di queste zucche che sono fenomenali. Adesso lascio andare un po', facciamo fare un po' di pomodoro, poi strada facendo vedremo.